ancora una volta siamo qui a celebrare, a ricordare quella che fu la grande intuizione di Henri Dunant, grazie alle donne e agli uomini di queste terre. E tanti anni dopo, a distanza di così tanti anni, quel grido "tutti fratelli" che Henri Dunant toccò tantissimo, rimase scosso da quel grido, ancora oggi ha una sua validità. Gli uomini e le donne di Croce Rossa sono ad accogliere con quel grido nel cuore tutti i migranti che stanno arrivando sulle nostre coste, perché per noi è l'essere umano al centro, ed è grazie alle tradizioni forti di questa terra che noi abbiamo potuto apprendere quel messaggio. È una tradizione importante, è un messaggio importante che diamo a tutto il mondo, e questo ci rende particolarmente orgogliosi. Gli anni scorsi abbiamo parlato di tanti conflitti internazionali, ecco, una parte di quei conflitti oggi si scaricano perché la gente è in fuga e arriva nel nostro paese, e noi siamo qua a ricordare che la dignità dell'essere umano per noi è la cosa più importante. Imparzialità. Il movimento non fa alcuna distinzione di nazionalità, razza, religione, classe o opinione politiche. Si sforza di alleviare le sofferenze delle persone unicamente in base ai loro bisogni, dando la priorità ai casi più urgenti. Neutralità. Al fine di continuare e godere della fiducia di tutti, il movimento si astiene dal partecipare alle ostilità di qualsiasi genere e alle controversie di ordine politico, razziale e religioso. Let me thank you, sisters, for making Look White so good. Grazie per aver trasformato un campo di battaglia in un campo di umanità. Grazie per averci reso così belli, grazie per averci reso così orgogliosi di portare questo emblema, e grazie alle sorelle per questo bianco così importante e così bello. Per quello che oggi si alza qui da Solferino verso Castiglione è veramente una grande voce che dice: noi possiamo essere solidali, forti e uniti, e portare avanti veramente quella parola fondamentale che chi è davanti a me e sta soffrendo ha bisogno della mia mano. E voi oggi siete il grande manifesto che riusciamo a far un eco, un grande eco, a portare come grande eco a livello nazionale, e il più grande applauso di questa piazza va in primis a tutti voi che siete qui. Grazie. Beh, per noi è sempre una grande emozione avere qui così tanti volontari di Croce Rossa. È un abbraccio a tutto il mondo, è un abbraccio a quello che è il pensiero di Henri Dunant, che è eterno e vola al di là di dei muri, delle divisioni, e quindi siamo molto orgogliosi della fiaccolata e di questo legame con Castiglione che porta la fiaccolata. Sembra passato soltanto pochi giorni dalla fiaccolata dell'anno scorso. Per noi questo è un elemento veramente importante. Quest'anno abbiamo cercato anche di gestire al meglio l'accoglienza, quindi al di là del tempo che ahimè non è stato del massimo aiuto, però sono convinto che come tutti gli anni la fiaccolata arriverà in maniera gioiosa a Castiglione delle Stiviere e ci sarà tutta la cittadinanza ad accoglierla.